Ed ora l'altra notizia del giorno, l'Italia che riparte con essa anche l'Abruzzo, e per quanto riguarda in particolare i bar e i ristoranti in fascia gialla, e apriamo dunque la pagina del Covid quasi a pieno regime questa mattina, con la possibilità di servire i tavoli purché all'aperto, e ritornano pure gli aperitivi nei luoghi cult della Movida. Noi ci colleghiamo in diretta da Pescara con Anna Di Giorgio e Andrea Berardinelli. Beh, fa un certo effetto, innanzitutto buonasera Anna, fa un certo effetto vedere via Cesare Battisti, Piazza Muzzi, insomma i luoghi della Movida per eccellenza che fino a qualche giorno fa erano praticamente deserti, con questo via vai di persone che mi sembra esserci, almeno da quello che vedo nel mio monitor. A te la linea, Anna. Sì, Antonella, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Dicevi bene tu, sì, fa un certo effetto perché qui eravamo venuti altre volte nel corso dei mesi precedenti per fare altri servizi e vi avevamo mostrato una piazza e delle vie praticamente deserte. Oggi invece, in questo primo giorno di riapertura per l'Abruzzo in zona gialla, si vede dalle immagini proprio che vi sta mostrando anche Andrea Berardinelli con la sua telecamera, insomma, una piazza gremita di giovani che hanno voluto ritrovare appunto gli spazi della Movida. Decreto Draghi che sarà in vigore fino al 31 luglio e che abbiamo visto anche questa mattina nel corso del telegiornale alle ore 14, prevede la riapertura di bar e ristoranti che potranno tornare a servire la propria clientela, però soltanto in spazi all'aperto dove il rischio del contagio è minore. Questa mattina abbiamo visto un po' i ristoranti della Riviera, anche lì i ristoratori ovviamente molto contenti per questa riapertura. Adesso vi stiamo mostrando questi luoghi della Movida che si stanno piano piano riempiendo. Si può dunque ritornare a consumare ai tavoli. Va ricordato anche che è stato sospeso anche il pagamento della TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti, insomma per coloro che hanno la possibilità di mettere fuori i tavolini fino al 30 giugno. Ne abbiamo parlato anche con alcuni ristoratori, alcuni baristi. Tutto questo quindi si potrà fare, si potrà venire a consumare ai tavoli all'esterno fino alle 22, quindi pranzo e cena, ma solo all'aperto. Si sta discutendo molto anche in queste ore per la questione del coprifuoco, dalle 22 alle 5 ovviamente tutti quanti a casa, e si sta discutendo della possibilità appunto di aumentare, insomma di posticipare quell'ora del coprifuoco. Dal 1° giugno invece vi ricordiamo che sarà possibile consumare ai tavoli, quindi per bar e ristoranti potranno tornare a servire la propria clientela ai tavoli anche nei ristoranti e nei bar al chiuso, però soltanto fino alle 18. Quella che vedete qui a colpo d'occhio, dicevamo, è una piazza Muzzi particolarmente gremita. Questa sera la gente evidentemente ha voglia di riconquistarsi questi nuovi spazi che finora erano stati interdetti a causa delle misure restrittive più stringenti per il contenimento della curva epidemiologica dei contagi. Però va detto, e non so se Andrea Berardinelli riesce ad inquadrarlo, che i controlli comunque ci sono. Ci sono pattuglie delle forze dell'ordine che sono pronte ovviamente intervenire in caso di criticità. E potete anche vedere che, sebbene la piazza e le vie, insomma, siano piene, il rispetto dell'utilizzo della mascherina è comunque in questo caso garantito, perché chi non beve e chi non fuma la mascherina comunque ce l'ha. E tutto questo per dire che ovviamente il buon senso deve comunque sempre guidare le nostre azioni, perché quanto rimarremo in zona gialla dipenderà solo ed esclusivamente dai nostri comportamenti. C'è anche in giro l'assessore al commercio del comune di Pescara, Alfredo Cremonese, lo abbiamo visto prima, che evidentemente è venuto anche un po' a controllare se tutto procedeva al meglio, ma insomma è una notizia questa della riapertura che ci lascia ben sperare anche per la riapertura, per la possibilità poi anche di riaprire altri settori che finora erano stati chiusi, secondo quello che è il cronoprogramma del decreto Draghi, che praticamente da oggi 26 aprile riapre un po' tutte quelle zone, quei settori che finora erano stati chiusi.
dicevamo, a causa delle varie zone rosse e arancioni. Insomma, certo, questa è un po' Anna. La situazione oggi, Antonella. Certo, Anna, abbiamo visto anche la situazione in mattinata, hai detto bene tu, però non bisogna assolutamente abbassare la guardia, bisogna rispettare le regole semplici per evitare che la curva cresca. E invece c'è una notizia confortante dal bollettino di oggi pomeriggio, perché diminuiscono i casi positivi nella nuova regione, nella nostra regione, come i ricoveri e come i decessi. Ma per ulteriori dettagli ti cedo ancora una volta la linea. Certo, Antonella. Allora, a proposito del bollettino, in maniera molto molto stringata, perché poi tutte le notizie più specifiche ovviamente sono riportate anche sul nostro sito alla sezione approfondimenti, appunto, nelle notizie. Allora vi diciamo che oggi i nuovi positivi al Covid sono 97, di età compresa tra 1 e 88 anni. Quelli con età inferiore a 19 anni sono in tutto 25. Il tasso di positività è del 2,7%, i tamponi molecolari effettuati sono stati 2.270, quelli rapidi 1.306. I deceduti, oggi c'è un deceduto, alla voce insomma dei decessi si deve registrare ancora un deceduto, un 87enne della provincia di Teramo, che fa salire il totale delle morti a 2.377. I dimessi guariti, dicevi bene tu, oggi sono 183 in più a fronte dei 97 nuovi positivi. Gli attualmente positivi invece sono 9.057, con un decremento di 88 unità. I posti occupati in ospedale sono 419, meno 13 rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva sono 44 in tutto l'Abruzzo. Il numero in questo caso è stabile, seppur con un nuovo ricovero. In isolamento domiciliare, infine, con sorveglianza attiva da parte delle ASL, ci sono 8.594 persone, meno 75 rispetto a ieri. Vi dico che la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di positività oggi è quella di Chieti, più 51, seguita dalla provincia dell'Aquila con un più 23, poi c'è la provincia di Teramo più 15 e infine la provincia di Pescara con un più 6. E da Pescara, appunto, Antonella, se non hai domande è tutto, anche perché c'è da dire che è vero, si può consumare all'aperto, però fa freschetto, e questa è un'altra questione che sarà sicuramente dibattuta, perché chiaramente i comuni che sono sul mare, quelli dove ovviamente la stagione balneare è anche alle porte, saranno sicuramente più avvantaggiati rispetto a quelli dove insomma le temperature, e pensiamo soprattutto ai comuni di montagna, sono meno clementi rispetto a quelle della riviera. Grazie. Se non hai domande da studio ti restituiamo la linea.